Ela! Ciao ragazzi! Buonasera! Allora, mettiamo mitici, mi siete mancati! Ciao a tutti ragazzi! Come state? Sharder, chi è entrato? Ciao Sandalert, ciao Sharder, amico mio! Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi! Ciao Stream Elements, ciao Sharder, ciao Sound Alert! Come va ragazzi? Come la va? Amici miei, devo anche condividere la live, eh? Allora, Boris! Ah, amico mio, Mauri! Io sto bene, Maurizio. Sono tornato adesso dalla palestricola. Dalla palestra, no, beh adesso no, alle 8:20. Adesso stasera giochiamo un po'. Tu stai lavorando, Mauri? Oh, Maurizio, dobbiamo giocare a Fall Guys perché ci siamo divertiti troppo l'altra volta. Almeno io mi sono divertito un po'. Grande, Maurizio. Devo giocare anche con Morris, eh? Tra l'altro. Beh, oddio. In 3 giorni che ho ripreso, super fisico è un parolone, però ci sta. Spero. Spero in un paio d'anni. Sharder! Sì, voglio vedere la livrea. Maurizio c'è la livrea di Sharder, ragazzi. Dai, dai, che finiamo in fretta sta. Tu 700.000 crediti, che poi ragazzi adesso io dovrò farmare come un matto. No, no, non ho visto niente, Sharder, giuro, giuro, stasera. Sono arrivato alle 8:20, da stamattina alle 6:10 che sono fuori casa. Beh, in realtà alle 7:10, però che sono sveglio. E ho mangiato un beverone di roba che non si può dire, non si può fare un nomo. E quindi ci sta di brutto. Esatto. E viene anche un bel infartino però, eh. Anche un bel infartino, Mauri. Ah, ho finito adesso. 2 ore. Adesso spengo e vado a mangiare. Dai, allora torni dopo, Sharder. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi. Mega Seratina Gran Turismo, Marco Trans Games vi saluta. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Lucas! Allora, da Predatoriano ti devo chiamare rapinatore seriale? Oppure mostro? Tu sei abituato, eh sì, Mauri, è vero, è vero, è vero. Ma adesso stai lavorando, Maurizio, o sei in riposo oggi? Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi! Buonas seras a todos. Oh, sti para... Porca loca, vuoi superarli? Non ti fanno passare. Rapidatore, meglio. Oh Lucas, ho trovato il gioco mio della vita. Ah, infatti, immaginavo, Mauri. Ciao amici, tutti benvenuti, benvenuti. Gran Turismo tra amici, la chat è già avviata. Allora ragazzi, io ho trovato il gioco più bello del mondo. Esce a settembre e si chiama costruzione qualcosa. Sim costruzione, boh, non me lo ricordo neanche più. Pensate quanto mi piace. Che memoria. E praticamente si può usare il tratto, l'escavatore, si possono usare i camion da cava, si può usare la gru, si può usare il Manitou. Domani 7 sveglia come sempre, Madonna. Sì, ma tu devi a casa alle 2, alle 3, alle 4, eh. Cioè, 7 va bene, ma è l'orario che tu vai a letto, amico mio, che non va bene. Caspita. Grande, comunque. Grande, amico mio, Mauri. Grande, grande, grande.
Sì, assolutamente, Sharder. Allora, se esce quel gioco lì, ha la grafica figa. E allora ragazzi, sto parlando di un gioco di simulazione di costruzioni, e è in italiano, quindi sottotitoli, le missioni, le cose. Ragazzi, se c'è la cooperativa, facciamo il team Marco Drums Games Shadow Design. Mi metto 2340 più, madonna Mauri, come fai? Alle 3.40 e ti svegli alle 7. 4, 5, 6, 3 ore e mezza. Lo voglio anch'io. Sì, Maurizio, dai che andiamo a costruire. Andiamo a costruire tutti insieme. Chi guida Ruspa, chi guida... Io spero che mettano l'online, Se mettono l'online davvero spacca di brutto. E poi Sharderino va con l'escavatore che ci carica i camion, portiamo l'asfalto. Bravo, bravo Sharder, fai pubblicità, grande, grande. Ciao Loki! Loki, hai visto che gioco è uscito? Cioè che deve uscire a settembre, Loki, il gioco delle costruzioni, escavatori, betoniere, mamma mia, quelle che le asfaltatrici, sì Sharder, tu per forza, Io guido il camion, poi portiamo la betoniera, Maurizio, ti faccio sapere perché è uscito oggi, sinceramente non sapevo neanche che esisteva un gioco così figo per PS5. È un gioco praticamente che devi fare le costruzioni, Loki, devi fare le strade, devi fare i palazzi, bisogna costruire le cose, è una cosa fighissima, è qualcosa di... adesso ti dico il titolo. C'è anche la sorpresa di Sharder, sì, il liberatore, il grande Maurizio, come si chiama, hai detto, aspetta, te lo dico subito così andate a vederlo, poi ti mando anche il link, Mauri. Allora, si chiama Construction Simulator, Construction Simulator, Construction Simulator, te lo mando anche nel gruppo Loki, così lo vedi. Dove sei, amico mio? Maurizio, eccoti qua. E aspetta che lo mando anche all'amico Marco. Ecco qua, l'ho mandato a tutti. Ciao amici, Construction Simulator. Passeremo da gare di auto a costruzioni incredibili di palazzi, ponti. By Marco Drums Games, Sharder Design, Maurizio Morris Gamer. Una cosa incredibile, ragazzi. Come state? Come state? Tutto bene? Ieri, scusatemi se non sono riuscito a fare la live, ragazzi, ma ieri sera ero distruttor. Altro che construction, distruttore ieri sera. Sono andato in palestra e mi sono sfasciato l'anima. Costa una cavolata, 44, sì. Sì. Ci sta, anche col plus c'è lo sconto, quindi... Poi tra l'altro... Sì, c'è già Mauri. Lo volevo già comprare stasera, è solo che il problema è che non c'è scritto se c'è l'italiano o no. E se non c'è l'italiano, capire l'emissione... Allora, si chiama Construction Simulator. Comunque l'ho mandato nel gruppo, Loki. Bellissimo, raga. Sullo store, 44,99, mi sembra. L'unica cosa, Loki, che non so se c'è l'italiano e la cooperativa. Allora, se fanno italiano, ma non il parlato, non gliene frega niente a nessuno. I sottotitoli del menu, no? Almeno si riesce a capire le missioni un po' meglio, perché poi è gergo tecnico quello lì, quindi non è inglese base, apri la porta e esci dalla finestra, cioè. E allora se c'è l'italiano e se fanno la cooperativa alla Farming Simulator da 4 giocatori, ragazzi, pazzesco! Chi prende il camion, chi prende la betoniera, poi so già io che faremo di quelle strutture tutte storte, ponti che cadono appena fatti, Sharder, Mauri, Loki anche, ponti che cadono appena costruiti al giorno dell'inaugurazione, robe veramente veramente bellissime. Sì. Allora, io vi dovevo dire una cosa,
No, ci sono. Ah, ok. Così finiamo, andiamo a vedere la mega livrea. Vi devo dire di stare qui che andiamo a vedere la mega livrea dell'amico Sharder, livreatore ufficiale di Marco Drums Games Channel, Sharder Design Bragali TV, che è la nostra squadra corse che abbiamo istituito, vogliamo portare avanti come progetto. Ci serve il vostro aiuto, quindi voi che venite a correre, che scaricate le livree, che scaricate... No! No! Cosa mi fa vedere Maurizio? No! Ma no! È buonissima! Mi ha mandato una foto di una pizza con la bufala, ragazzi. Mio Dio, che buona! Vabbè. Grazie, grazie, perché io ho bevuto un beverone stasera. Grazie Maurizio, sempre solito, eh. Sempre solito amico. Pensi a me. Davvero? Ciao Lord! Il nostro amico Sharder c'ha la schiena messa male, poverino, eh. Il lavoro che fa è tosto, ragazzi, eh. Povero Marco. Ciao Sharder, ciao Loki! Amico Lord, sei arrivato tra noi, stracciata di bufala. Mio, guarda. È perché sei mio amico, ti voglio tanto bene, ma queste cose qua non dovresti farmele. A una persona che si spacca due ore in palestra e beve un beverone di quelli schifosi che non posso fare il nome, ragazzi, quelli lì. Mamma mia. Il muratore con gruista, muove anche gli scavatori, robe fighissime. Il mastro muratore fa il nostro amico Shard. E c'è anche il nostro Maurizio Lord, il nostro Maurizio Morris, dobbiamo giocarci qualche sera, poi devo sentirlo ancora. Tanto tanto manuale, vero, vero, vero. Poche macchine, tanto manuale, amico mio. Giulia! Na 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 na. È arrivata la Giulia, ma Giulia, ciao, anche la mia schiena è finita. Ragazzi, dovete fare come me. Ciao Vertix, grandissimo, benvenuto, buonasera Vertix, grandissimo. Dovete fare come me, ragazzi, non dovete fare un cavolo. Un gaz, divano, Gran Turismo, altro che spaccarvi la schiena. Bella lì, raga. Comunque ieri sera, ragazzi, sono tornato dalla palestra veramente distrutto. Ma distrutto è proprio una parola che non mi viene le parole. È una parola che non mi viene la parola. Comunque ero distrutto, appunto, e mi sono guardato un po' di Disney e un po' di Netflix. Ero veramente morto, ma neanche di venire a parlare con voi non avevo neanche voglia di sorridere. Quindi ho detto, non farò una live muta come fanno in tanti che sono lì a giocare muti, perché le mie live non sono così. Quindi ho mangiato io ieri, Marco, ho mangiato ieri. A dopo, rientro al lavoro. Ciao Maurizio, buon lavoro amico mio, mi raccomando, mandami altre foto meravigliose delle tue pizze. Dovresti mandarmene una però col FedEx, a vedere se arriva, o col BRT, Mauri. Ciao amico mio, buon lavoro, ci vediamo dopo, dai, se stacchi ancora un attimo vieni a trovarmi. Tanto qui abbiamo finito, ragazzi, adesso andiamo a fare livree, vediamo se arriva anche l'amico Andrea, che andiamo a fare un po' di prove, come si chiama lì, cose sul circuito. Sì, è vero Shard. Allora, abbiamo dentro nelle nostre amicizie, ragazzi, e nella nostra chat stasera Vertex, che è veramente un grande, fa di quei tempi, spacca budelle. Io adesso l'ho visti pochi, perché comunque ieri sera poi non ho, trovo un locale mio, sì, ho cercato. Oh Mauri, non è, se ce l'avevo io te l'ho affittato io. Se vuoi ti affitto casa, c'ho una casa in affitto, se vuoi ti affitto la casa, inizio a affittarti la casa, poi dopo vediamo, dai. E sì, mi piacerebbe a Milano,
magari vicino a casa mia, così non faccio tanta strada, soldi tutti i giorni da te. Magna la pizza abburrata, dai, ci sto Mauri, grandissimo. E niente ragazzi, stavo dicendo di Vertex, che va veramente forte, grande. Raga, la pizza, è successo un casino poi l'altro giorno, no, ieri forse, che c'è un noto, io non faccio pubblicità, non faccio gossip ragazzi, c'è un noto imprenditore che ha aperto delle pizzerie, che ho visto un paio di pizze che hanno fatto, era talmente brutte che forse manco dagli cinesi dove vado io a mangiare la pizza fanno le pizze così merdose, e c'aveva il coraggio di farle pagare un botto ragazzi. Se vedete le pizze di Maurizio, vi fate l'aereo per andare a mangiarle, ve lo dico io, vabbè, comunque fa niente, grande Maurizio. Allora adesso finiamo, trovo un locale centro e veniamo. Dai cacchio, è che è difficile trovare i locali a Milano. Comunque ho già messo in giro la voce, Mauri, ho messo in giro un po' di voci da chi bazzica a Milano, perché qua siamo veramente fuori ragazzi. Uno dice vabbè, Varese, Milano, nati 40 km, sì, ma sono 40 km come se fossero 950, cioè sono due mondi differenti. Ci stiamo anche un po' sul cazzo tra milanesi e varesotti, vi dico la verità. No, non è così, però sapete, sono quelle cose un po' che succedono, no? Milanese Bauscia, sabis. Qui diciamo Milanese Bauscia. Nello! Grande Nello! Nello, è entrato Vertex, un altro nostro amico che è entrato da poco, una settimanella, è stato quello che si è fatto il botto di pubblicità. Sì. Ah sì, infatti, secondo me è solo quello, perché vedendo la pizza è tanta roba brutta. Nello, c'è Vertex, il nostro nuovo amico che spacca di brutto. Nello, va come un treno. Abbiamo fatto una garettina insieme anche a Zubituzza TV, il grandissimo Zubi, e ti dico la verità, mi sembrava di correre come adesso, non c'era nessuno. Loro due facevano una gara a sé e io ero dietro come un bauscia a fare la mia garetta, tranquillo, ma non tanto performante come faceva il grande Zubituzzo, il grande Vertex. Poi c'era Sciarderino, che lui, vabbè, lui viaggia. Io vado piano, sano e lontano, e intanto finiamo le gare. Bisogna vedere se nessuno gli va addosso, come è successo. E a volte capita, sai? A volte capita perché c'è di tutto, quindi boh. Non so cosa devo dirti, Nello. Io non vado addosso a nessuno, questo posso assicurartelo. Se viene a giocare io non vado addosso. Poi c'è Vertex e Zubi. Ci facciamo un mega online. Ciao amici e amiche, come state? Tutto bene? Allora scusate, ieri non ero online, ero troppo stanco, che ho ricominciato palestra, e quindi diciamo che alla sera, due ore dopo lavoro, me le sparo di palestra. Lunedì tutto bene, ieri mi ha veramente massacrato, e non esagero, faccio tapiro, bicicletta, un po' di pesi, i vari esercizi per la panza e per quelle cose lì, quindi ci sta, senza spaccarmi, ma tanta roba. E anche stasera sono stanco, vi devo dire, però pian pianino, man mano che si fa la palestra, è un po' come l'amico Maurizio che fa 160 milioni di ore di lavoro, dopo quando ti abitui non è più tanto pesante. Anche se la palestra, man mano che si sale, che si va, si aumentano anche di pesi oppure di intensità di esercizi, quindi insomma un po' si spacca sempre. Anche chi c'ha il fisicone palestrato vedo che si massacrano mica male. Vabbè, io, a me l'importante è che sto bene e che mi scende un po' l'avanza, così posso mangiare, perché poi nelle mie live arriva sempre la mia amica Giulia, poi c'è anche la mia amica Kimberly, che anche lei non scherza col mangiare, Giulia, la Kim non scherza col mangiare,
Tra l'altro, Giulia, Lord, Sharder, Lakim, sai che ci arrivi a livello 3 di Super Saiyan? è vero, Lord. Oh, Lakim è affiliata da oggi, eh? Mi ha scritto prima, era contenta. Gli ho scritto, sì, brava Lakim! Che non mi ricordo come si chiama. Allora, adesso andiamo a vedere, appena finisco sta rottura. Lei piace mangiare. Adesso stavo vedendo, sono andato a sbattere contro il muretto perché stavo leggendo quello che ha scritto la Julie. Gli piace mangiare gli hamburger. Kitsune, brava, brava, brava. Non me lo sarei mai ricordato. Grazie, grazie Giulio che ci sei te. Mi ricordo che si chiama Kim. Ah, ok. Ah, l'ha detto su Discord, figurati che manco guardo Discord. A parte che, vabbè, quando sono al lavoro sul macchinario non è che posso... Non mi piace mangiare. lo so, ti conosco. Oggi ho fatto raccordi in acciaio inossidabile per barche. Quindi oggi ero preso. Tra l'altro non ricordo se quel materiale lì era il titanio oppure no. Vabbè, comunque era acciaio inossidabile. E niente, domani si va a lavorare ancora. Qui dalle mie parti ha piovuto pochino, adesso si sta bene, è nuvoloso e fresco, c'è della bella arietta fresca che arriva dalle montagne, anche se siamo giù in pianura noi, ma arriva dalle montagne. Siamo vicini alla Svizzera e il Piemonte. E stamattina mi sono mangiato un panino col crudo. Incredibile, ma dove lo metti tu sta roba? Dove la metti sta roba? Quanto mangi? E anch'io una volta mangiavo come un disperados, eh. Adesso vi devo dire la verità, non sto mangiando tanto, eppure probabilmente è cambiato il metabolismo dei 44 anni che è uno schifo, e anche se mangio un mezzo granello di un chicco di riso va tutto in lardo. Anche se il lardo è buono, eh. Il lardo di colonnata. Vabbè, non si fa pubblicità, Marco. Me la faccio e me la canto da solo, ragazzi. Allora, adesso finiamo, andiamo subito a vedere le livree che ha fatto l'amico Sharder, che ha detto che... ragazzi, ma una domanda. Se alterno Gran Turismo 7, Formula 1 2022, vi aspetto che esce al 28, eh? Al 28 lo porto in Day One Edition sul mio canale, ragazzi, quindi Formula 1 2022 andiamo a bomba Day One Edition sul mio canale il 28 di questo mese, quindi settimana prossima, eh? Ma se alterno, secondo voi, Monster, è arrivato un Monster. Ascolta, Monster, stavo dicendo, tanto che non vengo in live. È vero, è vero, è vero. Io sto benissimo, è da lunedì che, no, in realtà è domenica, che vado in palestra, Monster, e mi sto tirando su perché prima mi faceva male tutti i muscoli, ogni volta che mi alzavo sembravo un vecchio di 97 anni, adesso sto bene, quindi la palestra, oltre a perdere peso, farsi il fisicozzo, serve anche per muoversi, per non avere tutti i mali di sto mondo. Poi l'ho fatto anche perché quando faccio due ore o tre ore di gioco su volante almeno non sono distrutto. E però sai com'è Monster, all'inizio è sempre un po' tosta, un po' le prime settimane, due, infatti ieri sera non dentro la fabbrica usciva il profumo di torte, ma qui si parla di magna, grande Monster, vedi, faccio il fisico, guarda, e c'è uno che fa così in palestra, fa tutti i versi, si fa vedere da tutti. Poi c'è entrata una tipa che aveva il doppio dei suoi muscoli e non faceva niente. Vabbè, però fa niente. Anche finita e sono stato promosso. Grande Monster, sì sì, me l'hai detto. Non so se ci siamo scritti su Twitter, TikTok, da qualche parte ci siamo scritti al mitico Monster. Sembra un brutto ma non lo è. Grande, ho fatto l'esame anch'io 18. Grande. Grandi, grandi, grandi ragazzi, bella lì, dai. Bravi, promossi. Così un step della vostra vita è andato. Adesso bisogna
continuare. Guardatela tutta del Marco Drums McLaren del mitico Shard. Il primo step è andato, ragazzi, adesso bisogna partire poi a settembre col prossimo, eh? Guardate che bella. Allora, ragazzi, io vi consiglio per farmare, non tutte le stupidate. E Monster, guarda questa qui. Loki, Loki, stavamo parlando con te, Loki. Beccati questa qui, adesso la stanno vendendo a 10 milioni. La McLaren BMW è nello store delle macchine storiche a 10 milioni. Comprati questa, la fai in 26 minuti uguale, non serve usare la toma. Ok, guarda che si va a sbattere, non c'è problemi, una solo pit. È una macchina pazzesca la McLaren, eh? Andate a comprarvela, ragazzi, se avete il gioco. Se non avete il gioco, non andate a comprarla perché in realtà costerà 10 milioni di dollari. Quindi testa come si fanno gli zombie. Sì, non ho soldi, e te la devi farmare un po' sti soldini, Loki. Devi metterti dietro. Io ho preso la Mercedes è molto bella, eh? Allora, ragazzi, io davvero con tutto il cuore, visto che non si può più farmare con la Tomahawk, vediamo, pochi soldi, grande gioco, non ti smentisci mai, grazie di nulla. Compratevi sta macchina, ragazzi, questa è una bestia, la fate andare sotto i 700 e andate a girare in Sardegna e la fate easy, 700.000 senza far fatica, easy, guardate che bella. Poi vabbè, questa livrea l'ha fatta ed è eccezionale, l'ha fatta il mio amico Shard Design ed è veramente uno spettacolo. Guardate che roba, guardate che livrea, che bella, grazie. Andiamo a vedere le nuove livree di Shard, dai, che qui è tutto. La Mercedes è bellissima, Monster, la Mercedes viaggia, bella. Guarda che c'è ancora la cosa del Brasil. Ah, Petronas, guarda il simbolo della Petronas. Bella raccolta. Io metto tutto in raccolta, ragazzi, anche se poi effettivamente è il mitico Shard che fa le livree. Vabbè, andiamo su seguiti. Allora, Loki, si apre un nuovo capitolo di drift per Loki con la sua nuova auto. Grande. Per Marco Drums Games. Allora, pubblichiamolo. Mitico. Li vediamo tutti, raga, eh? Tutte le cose che condividete voi, amici, mettiamo in raccolta, vediamo un po' di brevi. Sto invitando un mio amico. Sì, dai, grande. Invitalo, fallo iscrivere, fagli fare l'abbonamento, fagli fare tutto. Un migliaio di bits. Allora, sta macchina è troppo tamarra, te lo dico, Loki è veramente tamarrotica, eh? Ma proprio, dà quasi fastidio guardarla, ti dico la verità. Guarda, fai fare tutto, eh sì, Giulio, sai che il povero buon Marco Drums Games non può fare tutto lui. Liban, non so neanche di che cosa stai parlando, non so che cos'è. Sì, è veramente tamarro, ragazzi, guardate, verde e giallo, beh, magari gli piace così, eh. È inguardabile con i riflessi, però, ti dico la verità, allora. Grande Loki, troppo inguardabile, troppi riflessi. Metti una bella livrea alla Sharder Design o qualcosa di un po' più. Allora, Sharder Design PS Team da Marco Drums. Ciao amici! Rambo 78 si chiama. Ok. Rambo, dai, invitalo e digli di iscriversi, eh. Io non ho ancora visto iscriversi. C'è il disegno di Rocky sulla fiancata Sharder. Bellissima, guardate, ragazzi. Non ho visto che è la mia! No! Che bella! Team PS5 Marco Drums. Un mio compagno di calcio. Oh, grande, dai, invitalo, grandissimo. Quando entra poi lo saluto come si deve. Non l'ho ancora visto entrare. E soprattutto non l'ho visto iscriversi. Dite di iscriversi. Guardate, ragazzi, incredibile, devo correre stasera con questa qua. Oh, Rambo si è iscritto! Allora, ragazzi, salutiamo il nuovo amico Rambo.
io mi scrivo Zubbuto, seguiamo Rambo. Ciao Rambo, benvenuto a Marco Drums Games Channel, ti saluta il tuo amico Marco Drums, grande monster, grandissimo, grandissimo, benvenuto nella nostra comunità. Oh, ma che roba, ma si può cambiare il colore? Sì, brava Giulia, Rambo, grandissimo, benvenuto, benvenuto. Perché? Madonna, guarda che roba! Im Hannes Zero, ciao, ciao Im, come stai? Ti sei già iscritto, mi sembra, Im, vero? Grandissimi, ragazzi. Allora, F8 Tributo, Ceva, guarda la scritta Limited Edition. Allora, aspetta, Tributo, Limited Edition, bellissimo. Ah, sì, mi ricordo, Im, mi ricordo, grandissimo, grande. Grazie, eh. Ciao, bella. Oh, bella. Qui possiamo cambiare anche a piacimento il colore lì. Shard, stai diventando un maestro. Un maestro. Mamma mia, ragazzi. Mi piace questa livrea. Non riesce a scrivere. Orca. Allora, è capitato spesso anche ad altri, sinceramente, che non riescono a scrivere all'inizio. Poi riescono. Quindi non saprei... A me piace questo giallo, ti dico la verità. Non saprei aiutarlo. Digli... Sì, bellissima come sempre. Esatto. Vertex, guardiamola. Bella! Bella anche questa. Bella anche quella di Vertex. Ci sta, ci sta. Me la metto in raccolta, dai. Ci sta, mitico. Allora... Questa è carina. Sharded Design. Bellissima. Tributo Academy. Grande, grande Sharded, grandissimo davvero. Hai fatto anche... Ma no, ma hai fatto anche il casco. Grandissimo. Mitico G. Non so perché ho scritto G, ragazzi, però è uscito fuori così. Ha fatto anche il casco, ragazzi. Quindi dobbiamo mettere anche il casco quando corriamo con quella macchina, con la F8 Tributo, eh. Mamma mia, ma questo è tuo, questo è tuo. Questo è di Sharder. No, questo è della scuderia. È dell'accademia, però è un po' sul tuo, eh. Rambo, hai visto che stai, puoi scrivere, grandissimo amico, grande Rambo. Allora, grazie prima di tutto per esserti iscritto, benvenuto nella nostra community, nella nostra, oh grazie, ma sempre Rambo, benvenuto nella nostra famiglia, dai. Dopo parliamo su WhatsApp, va bene. Allora, Vertex mi piace anche Vertex, ragazzi, come fa le macchine, eh? Mi piace anche il nostro amico. Poi sono numeri, si possono cambiare. Ah, grande. E questa non l'avevo ancora vista, raga, la tuta dell'Accademia. Allora, ragazzi, se volete far parte della nostra... Sì, benvenuto prima di tutto Rambo, grande community. Salutiamo tutti il nostro amico Rambo, grandi. Mi piace un casino in senso di tuo live. Oh, grazie. Se poi ti sei perso con gli altri, ci sono migliaia di live anche su Twitch e su YouTube, eh? Comunque vedi, la nostra amica e moderatrice, la più brava del mondo, la Julie, ti sta scrivendo tutti i recapiti. Ci dovrebbe essere anche quello di Giulia, metti anche quello per cortesia di Discord. Bellissimo. Tanta roba. Io sto bene, grazie, bene. Diciamo che stasera ho le tutte nuove, quindi sono in mega hype, e quindi sto ancora meglio, ti dico la verità. Quindi, allora, andiamo a mettere la livrea sulla F8 Tributo, che è una cosa incredibile. Chi è questo che ha fatto la Ducati su una BMW? Sì, vabbè, a parte che può esserci, perché ormai la BMW è diventata... la Ducati è diventata Audi, gruppo Audi, quindi ci sta. Allora, abbinate, se volete entrare a far parte della scuderia di Marco Drums Games, Sharder Design e Bragali TV, che poi siamo tutti noi, e Loki Design, e Loki il principe di Bel Air, esatto, nazionale possa prelevare dal tuo conto in banca, assolutamente sì. Allora, andiamo a prendere la F8 Tributo. Allora, a me mancano, a me mi non si dice, ma io lo dico perché tanto il canale mio, me ne frego. A me manca, tra l'altro non ho detto a me mi, ho detto solo a me manca.
quindi ci stava come cosa. A me manca solo il... Ah, brava, brava Giulia, grazie, che è il Discord, il Discord, no Discord, il Discord. Allora, a me manca 5-6 auto, mi sembra di aver contato, eh. Poi tra l'altro, ragazzi, notiziona, notiziona, il mese prossimo esce una pista nuova e 3 auto nuove, quindi ci sarà ancora da spendere dei money. E adesso le macchine che escono adesso sono tutte con dei bei big money, costano tutte un botto. Allora, dov'è la F8 Tributo? E dai, Loki, esce un botto di macchine. Qui non bisogna farmare come i pazzi. Allora, F8 Tributo, F8 Tributo, dove sei? È impossibile, sto vedendo adesso non poter mangiare perché il Marconi mi ha prelevato tutto. Però è simpatico, quindi lasciate prelevare i vostri conti corrente, tanto se non lo prelevo io lo farò lo Stato prima o poi. Allora, F8 Tributo, poi cosa facciamo? Andiamo a cambiare immediatamente la livrea e mettiamo quella della nostra... non mi viene la parola. Della nostra scuderia, scuderia. Bam! Non è possibile piegare la larghezza della carrozzeria è differente. Cosa mi hai combinato, Sharder? Hai la carrozzeria larga? Eurotrack Simulator. Allora, in realtà l'ho comprato IM, però il problema è che con il mio i7, se streamo e gioco sullo stesso computer va tutto lento. Quindi in realtà ho portato On the Road e Driver Simulator, driver qualcosa. E quindi praticamente per adesso no. Però comprerò sicuramente quello nuovo che esce per le console, che mi sembra Alaskan qualcosa. E poi tra l'altro comprerò anche il gioco di costruire le città, eh? Questo qui penso che lo compro. Sì, anch'io. Il problema è che stavolta mi ha fatto il barbatrucco. Mi ha fatto il barbatrucco perché mi ha fatto la livrea larga. La livrea larga. Poi tra l'altro in sta macchina non c'ho nulla. Io in questa macchina non c'ho nulla. Porca. Come faccio? Scusa, ho fatto la livrea e non compro... devo per forza comprare un po' di roba. Ah, Sharderino, mi hai fatto... alla mia? Non lo so, non so neanche dove si fa allargare, sinceramente, ti dico proprio la verità. Allora, il cambio rapporti, no? La zavorra la compriamo sempre. Sì, io farmo e tu poi mi fai queste cose qui, eh. Queste sono proprio cose brutte, non si fanno a Marco Drums Games. Allora, sono altezza regolabili, frizione volano, e qui partono i milioni, raga, eh. Personalizzabile. Alti regimi. Ciao amici e amiche di Twitch, il mitico Shard Design mi fa spendere un botto di money, un botto di big money. Aumentiamo la carrozzeria. Manutenzione e servizio auto, devi andare sì. È vero. Fase 4. Madonna, non c'è neanche le gomme. Ma dai, ma incredibile. Ma quanto devo spendere? Ah, il volano ho speso 6.000 per niente, c'era questo qua da correre. Anche le sospensioni, avevo speso quelle là. Ma dai Marco, ma stai attento. Ok. Pastiglie più belle. I freni prendo i carboceramici. A me piacciono i carboceramici, ragazzi, ma non mi interessa se anche non vanno tanto bene. Allora, sistema anti-lag. Marmitozza da corsa. Guarda quanto mi fai spendere, Sharder. Ho comprato anche robe in più. Ho comprato, tra l'altro. Cioè, ma non c'aveva niente sta macchina. Ma come la danno? Ma excuse me, Ferrari. Cioè, dai. Cioè, non c'era niente. Vabbè. Marmitta semicorsa. Ho comprato delle cose anche, tra l'altro, che non servivano, eh. Però vabbè. Era tanto tempo che non compravo.
comunque non è qui l'assetto corsa, ho speso un sacco di soldi per niente, ho speso quasi 400.000 charter. La avantreno, vediamo un attimo qua. Che bello, 15.000 per sta cacata. Vabbè, ci sta. Ma come fai a fare tutti quei soldi? Allora, bisogna farmare, amico mio, bisogna farmare di brutto. E se vuoi, dopo ti faccio vedere come. Allora, lettoncello Taranza, io lo voglio, No, dai, non esageriamo. Facciamo col medio. Così mi piace. Allora, praticamente. Esatto, fai la. Che è sta roba? Ma no, ma dai, fai la. Ma aggancio da traino, ma chi se ne frega? La Sardegna con. No, questo lettone, se no si vede male. Azzarol. Quale lettone allora, amico mio? Niente? Ah, questo? Ah, ok. Ma ascoltami, ma io come allargo la macchina? Non mi ricordo da dove si allargano le macchine. Dove l'auto allargata, non me lo ricordo proprio. Comunque ti stavo dicendo, Rambo, ti fai la. Tra l'altro, ragazzi, Rambo, mitico monster, invitate un altro vostro amico. Dai che arriviamo a 590 amici solo stasera. Dai, amici, su, forza, forza. Iscrivetevi al canale, grandissimi, dai, 590esimo. Dai, raga. Oh, eccolo qua. 100.000? Charder? Mi fai spendere 100.000? Mannaggia. Non l'avevo mai fatto. Guarda che tirano. Tirano la carrozzeria. Charder, Non farmela più sta cosa, 100.000 mi hai fatto spendere. Sì, per quella livrea fantastica sono meritati, però se anche magari, la fai per normale, anche perché i ragazzi non so se tutti hanno 100.000 euro da spendere. Tra l'altro poi stasera, allora vediamo un attimo. Prime, cosa vuol dire Prime? Dopo il capolavoro che ti ho fatto, grande, Prime, che hai Prime, grande, sì, sei Prime, puoi anche farmi l'abbonamento gratuito. Se è quello che intendevi, se no, come faccio la moneta? Lo sapevo! Non lo so, sinceramente non lo so. Qualcuno sa aiutare l'amico Rambo? Charder 21.000, amico, mi fai diventare povero, amico. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia, raga! Che meraviglia! Forse quel giallo stona un po'. Era meglio che lo rosso come l'aveva fatto lui, però fa niente. Ciao amici e amiche di Twitch, dai, iscrivetevi al canale, 590esimo, dai, andiamo subito a provarlo. Minchia, Charder, mi hai fatto spendere 700.000, la gara di stasera l'ho spesa tutta, grazie amico, No, grazie davvero perché è veramente bella. Allora, Marco Drums, solo software research online, make you sure improvement the search correct OBS or real research. Beh, Sound Alert dice che c'è un problema, quindi speriamo. E ti metti rosso, sì. Vabbè, però ci sta giallo. Andiamo subito a provarla. Per gli effetti. È molto bella, eh. Andiamo. No. Allora, in teoria siamo assettati, per farla a difficile. Dai. Andiamo, ragazzi. E sono già le 10. Come passa il tempo in bella compagnia con voi, ragazzi. Azzarola, è rimasta. Allora, sta macchina non frena una sega, ok? Abbiamo visto. Fatemi vedere una cosa, anche perché io non gioco con l'automatico, ma gioco con il manuale Oschi. Allora, sta macchina non frena una sega, eh? Bene. Non ci ha messo i carboceramici? Tributina?
Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale, arriviamo a 590 amici, dai dai dai, forza 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 forza. Va che bordello. F8 tributo. Ma è un boli. Ah, mi hanno toccato dentro. Balordi. Mantuca dentar. No, no, ma. Ma che macchina è? Oh! Dai, Charder! Non puoi aprire, si imbarca! Ma cos'è sta roba? Forse gli ho messo troppo potenziamento, eh? Che poi non frena. Sembra un po' potentucola, eh? Vabbè. È tosta, eh? È tosta, Sciarderino. Ma va che roba! Ingestibile! A sul dritto, almeno riesce a aprire Ferrari. Guarda come sei di pappa poi, eh! Guarda come sei di pappa! No, niente, anche di quarta, eh! Non c'è verso, raga! Guarda, guarda che roba! Vabbè! Stavo cambiando il TCS! Enzo! Espostas! Mamma mia, ragazzi! Sti bot! Chi si è impartellato? C'è anche col TCS al 3. Incredibile, raga. Va, va, va. Ma mai li vedrete. Quando poi prendo pure io. Quando vuoi fare insieme la prendo pure io. Che cosa? Ma che cosa, Sharder? Non ce l'hai tu questa qua? Ma no, hai fatto una livrea che non c'è la macchina. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale, dai che arriviamo a 590. Con questa si può prendere in quarta, eh? Hai sentito cosa ha detto il nostro capo? Madonna! Guarda Giulio, le stupidate che dici, guarda, guarda, mi fai uscire fuori di strada. Poi gli amici pensano che non sono capace di guidare. Madonna! Va che burdel! Va che burdel! Poi il nostro amico Rambo. Sai che si va? Infatti, infatti. E cos'è che stavi dicendo? Allora poi la prendo. Charder. Sì, ma... Non lo so. Non lo so, Giulio. Super Oschi, meritato Oschi, eh? Il problema di sta macchina è che apre troppo. È veramente tosta, raga. Oh, ma basta un nulla, un nulla, un nulla per andare fuori con questa macchina. Si imbarca davvero tantissimo, raga.
si imbarca davvero tantissimo. Io voglio farvi vedere il replay. Settima, ma è un missile, eh? Sì, il problema è stare in strada, però. Porca! Il problema, ragazzi, è che non sta in strada sta roba. C'ha troppa potenza. Porca! Oh, oh no! Ma si è andata a girare sta scemunita! Ma dai, ma perché ti sei girata? Giuli. Non pensare al cibo, guarda alla mitica Ferrari di Marco Drums Games, che non sta in strada, ragazzi, Sharder, non sta in strada sta roba. Troppa potenza. Devo... Forse ho comprato il turbo alle alte, è una cosa impressionante proprio. Guardate la mega livrea tozza di Marco Drums Games e Sharder Design, Bragali TV. L'hamburgerino! Bella, eh? Aia caramba! Cominciamo già male, eh? Barda, devo cambiare anche la tuta, eh? Perché abbiamo quella della McLaren. Ah, grazie Lord Rambo, guarda che ti ha mandato un mega. Tra l'altro ce n'erano 14 ieri, oggi ce n'è 13. Ma cosa succede? Ma perché ogni tanto cadono? Mamma mia, raga. È troppo potente sta macchina. Grazie a te, Rambo, grazie mille. Grandissimo. Ma dov'è l'amico? L'amico Monster. Ah, ok, no niente, volevo solo sapere se c'eri, amico mio. Guarda che bella, limited edition. Quel giallo stona un po', secondo me, però si vede, risalta, fa risalto. Il giallo l'ho scelto io. Quindi era meglio se Sharder non faceva scegliere il colore della... sbevi, stavo appena bevuto, eh. La Madonna, Rambo. Beh, dai, il mondo no, però. Grazie. Spero di essere il migliore per voi. Poi mettilo rosso, dici che è più bello rosso? Spero di divertirsi, di divertirci. Spero che ci divertiamo insieme, perché sennò non è italiano uno. E fare assolutamente la patente sul circuito mondiale. Ho visto che alcune piste non hai messo il premio per loro. Una cosa che devi fare assolutamente, le patenti ho visto che. Ma sei fuori come un melone. Le patenti ce l'ho tutte. Ciccio. Ma stai parlando con me? Morto. Monster! Aspetta che ti faccio vedere. No. Bella, bellissima. E tra l'altro è perché ci sono sfumature nere. Per quello allora dici che devo farla gialla? Rosa? Ma non ho capito, Monster, se parlava con me o se parlava con il suo amico. Così dici, rossa, questo rosso qua. Eh sì, è meglio. Con il rosso si vedono di più. E se vuoi anche giocare insieme. Se vuoi accendo per giocare insieme. Va bene. Sì, accendi. Però il discorso è... dove lo metto il rosso? Posso selezionarlo qui, non me lo ricordo più.
Ragazzi, l'ho fatto 10 secondi fa, non me lo ricordo più. Andiamo, andiamo bene. Installazione è riuscita. Perché c'è solo giallo? Sharder. Io non so come faccio a cambiarlo. Ah, forse qua. Forse qua. Crea design. Verniciatura? No, non penso che è qua. Vai su circuiti mondiali. Allora, sul secchiello. Azzo! Il secchiello era lì. Arrivo. Aspetta, eh. È bello quando chiami. Possiamo giocare insieme. Credo che possiamo giocare insieme, sì. Carrozzeria. No! No! Che ho combinato? Sharder! Ho fatto un casino. Niente, me lo porta giallo. Vabbè. Me lo porta giallo, Sharder. Come mai? Ciao amici e amiche di Twitch! Grandissimi. Allora, iscrivetevi al canale se volete essere il 590esimo follower di Marco Drums Games e tutta la community vi festeggerà con un bel bravo o brava, dai. Morris ha scritto qualcosa. Oh, no, è indietro. C'ho la chat qui sul computer che è di 15 minuti fa. Ciao ragazzi, benvenuti, benvenute. Iscrivetevi al canale, grandissimi, dai che facciamo 590 follower, grandi, grandi, grandi. La devi cancellare e riscaricare la rossa. Porca la miseria, davvero? E come faccio a cancellarla? Oh, ma allora? Ok. La devo cancellare come faccio a cancellarla? Vabbè, dai, lo vediamo dopo. Allora, diceva Monster... Dopo la riscarico. Comprare la villetta nuova, Marco. Abbonate, eh sì. Ma quando ce l'hai la PS? Da quando ce l'hai? Day one. Al day one. Ho comprato sia la Series X della Xbox che la PlayStation 5 al day one. Quindi non saprei dirti neanche quando è uscita. Sì, no, non saprei dirtelo, sinceramente. Grazie. Io l'ho pagata a febbraio. Quando è che è uscita, ragazzi? 2020 forse? Ecco, forse è uscita a settembre del 2020, forse, eh? Non vorrei dire da stupidata, ma forse è così. E io l'avevo pagata già a febbraio dal negozietto, gli ho detto la prima che ti arriva, quando aprono i preordini, è la mia. E così è fatto. A novembre, bravo, bravo. Allora io a febbraio l'avevo già pagata, gli avevo già dato i soldi al negoziante e gli ho detto la prima PlayStation 5 che puoi preordinare è la mia. Ne sono arrivate, aveva 25 preordini, ne sono arrivate 3. Tanto per farvi capire. E infatti una se la voleva tenere lui, perché anche lui piace giocare tantissimo, e ha dovuto per forza venderla e vabbè. Vabbè, il bundle ci sta. Certo, Gran Turismo 7 sono 70 euro, controller sono 70, ci sta di brutto, hai fatto benissimo. Allora, centro patenti, mi diceva l'amico Monster, non riesco a capire che cosa intende. Allora, Monsterino, guarda qua, tutto oro. Perché non funzionava il comando che ho scritto? Tutto oro. Avevo dato il numero di telefono, non hanno mai chiamato. Ma chi? Ah, ok. Vabbè, ma devi rompere le scatole. Se aspetti, qui tutto oro, Monsterino. Tutto oro. Tutto oro, amico mio. Vediamo un attimo.
No, ma devi rompere le scatole te, se dai il numero aspetti che ti chiamano. Allora, il Bear, Ciro Vitiello, mio amico Ciro, Corallo, Marco Drums Games, Nello, Zubituzzo, Amon, F Mosca e Vertex è undicesimo. Qua Vertex è un po' più giù di me. Grande, grande Marchito. Qui mi sono impegnato, eh. Mi sono impegnato, ho fatto anche un video su YouTube, tra l'altro. E allora, se tu mi stavi dicendo del circuiti, il coso sì, tanti non ne ho fatti. Qua ti do ragione, le patenti le ho fatte tutte. A voi, a quante volte li ho chiamati. Ma devi andare sotto casa, tipo stalkerino. Ah, questa è tosta, questa me la sono sognata anche di notte da quanto era. Oh, sei su, bravo, bravo, bravo. Crea una lobbina. Chi vuole venire a giocare con noi, raga? Perché questa qua è. Questa qua è con la macchina ingestibile. Dai, mentre Sharderino prepara. Sharder, facciamo una pistina nuova? Anche tu hai fatto così, Loki? Io appena funziona il comando che ho scritto. Io non appena funzionerà il comando che ho scritto. Falso che ho scritto, vado domani con lo scavatore. Esatto. Quello penso che funziona, eh. O mi dai una PlayStation 5 o qui il negozio non c'è più. Porca ragazzi, ma che mezzo è questo qua? Questa è la Corvette. Mamma mia, la Corvette. Ah. Auto americane sono belle toste, raga. A me basta anche un bronzo. Ciao Leo. Che schifo! Manco il bronzello! Dai un bronzello, dammi un bronzello, giochino! Mamma mia, ragazzi, che macchina! E infatti non amo particolarmente. Anche se bisogna abituarsi un po', eh. Mamma mia, ma come va? Ma sono io stasera che non ci sto dentro o sono ste macchinette qua che sono veramente incredibili, eh? Questa è la simulazione, raga, che se anche voi, porca loca, comprate il gioco, bisogna impegnarsi, perché il gioco non è tanto facile. Non è veramente una simulazione tipo assetto corsa, però. Ma voi se gioco ad assetto corsa, ragazzi, vi piace. Che una canzone. Dopo, Giulio, sono preso adesso. Se gioco ad assetto corsa, ragazzi, venite a vedermi, vi potrebbe interessare assetto corsa ogni tanto, oltre il GT. Mamma mia! Ma che curva è? Ah, tu mi stai dicendo non è male il assetto corsa? Ok. Allora, i centesimi non. Ti do i Mythic Coin se vuoi. Ti do 50 Mythic Coin. Che tra l'altro li hai spesi per farmi bere l'acqua. Se esce e va sulla Xbox, che ho, lo prendo di se riesco. Ah, tu dici assetto corsa? Ciao amici e amiche di Twitch, dai iscrivetevi al canale, grandissimi, che facciamo 590 follower stasera, dai raga. Buonasera Andrea! Lei è Marco Drums Games? Absolutely, guarda, l'inimitabile pettine verde, Marco Drums Games, amico mio. E quello inimitabile che. Uè, Batman! L'inimitabile
continua a uscire di strada, raga. Ciao Batman, ciao ragazzi, come state? Bella Andrea. Va bene. Ciao Andrea, ciao Batman, ciao amore mio. Ci sono tutti i nostri amici. Sì, adesso è uscito il caldo. Fino a poco tempo fa era... Ciao Lord! Trattamela bene la mia Corvette, guarda. Te la tratto bene solo perché ci sei tu. Perché sennò gli stavo già dicendo le parole brutte, brutte, brutte. Bella Batman, va tutto bene tranne questa Corvette. Tutto bene, ho iniziato la palestra domenica, quindi mi sto spaccando a bestia, però mi sto sentendo bene, quindi sono carico, sono stanchissimo, stanchissimo Prime. Però fa niente, amico mio, bella Batman, tu come stai? Come state ragazzi, tutti, Andrea, Batman, tutti, come state amici miei? Certo! Ma questa qua è... Oh, bello, bello Andrea, grazie, grande, orca loca, sta Corvette Andrea, non posso dire male di questa Corvette perché c'è dentro te, mamma mia! Mi sta facendo morire sta Corvette. Ma con cosa sono fatte? Con gli ingranaggi dei bulldozer? Sono gnucche queste Corvette. Grazie Loki! Loki, Batman. Io l'obiettina. Per caso porterai Rocket for Life Fall Guys? Assolutamente sì. Rocket non lo so. Fall Guys sicuramente. Sì. Vieni Andrea, adesso l'obiettina. Stavo facendo qua perché tu mi dici sempre, ma non fai mai circuiti. Io sto facendo il circuitino. Intanto il Sharderino sta facendo la l'obiettina. Lochino, Sharder, c'è il nuovo Rambo, se vuoi giocare con noi si può fare già stasera, Tu? Non puoi giocare perché sei in pigiama. E allora io sono nudo sotto. Tanto si vede da qua. Eh sì, raga! Incredibile! Non posso alzarmi. Non si dice. Te lo dico perché si farma in poco tempo. Quindi lo scarico, vado a scaricarlo domani. Assolutamente sì, Batman! Le lobby sono da 4, quindi se siamo in tanti facciamo un po' e un po', perché sinceramente Fall Guys piace a tutti, c'è anche la mia amica. Ok, dai Batman, bella lì amico mio, dai, non so se lo facciamo già domani sera, tu comincia a scaricarlo. Pettina, quella madonna, pettina e bevi. Ah, tu amore, ma che cazzo. No, in realtà le lobby sono fino a 16. Ma in che cosa? A me no. E quello abbiamo fatto. Ma sai che cosa, Andrea? Su Gran Turismo. Ah sì, su Gran Turismo sì. No, stavo parlando di Fall Guys io. Fall Guys da 4. E, sai cosa Andrea? È che Fall Guys è un gioco divertente, non bisogna essere bravi, perché lì è anche questione di fortuna, ed è gratuito, quindi lo possiamo scaricare tutti, quindi più che altro per quello sto cercando di portarlo sul canale con tanti amici, e lo voglio portare anche sul canale con la mitica Kimberly. Può cantare? No. Quello si può. Oh, grande amico mio! Noi siamo una grande family bank. Infatti, ascolta amico mio, mi puoi prestare 10 euro? Che devo andare a mangiare la pizza. Visto che siamo una famiglia, vi chiedo i soldi. Di solito le famiglie sono così. Sono molto, molto... soldinose, si può dire soldinose? Beh, il canale mio di cazzo ci vuole. Cioè, che si spendono un sacco di soldi, quello volevo dire.
Secondo me, raga, vado fuori come un piccione, Te lo dico, ma... Ciao amici e amiche, dai, iscrivetevi, ragazzi! Soldinosa. La famiglia è soldinosa. Iscrivetevi, amici, dai, un follower a 590! Dei nostri IBA. 590, un follower arrivare a 590 stasera, ragazzi, iscrivetevi! Vai, 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 vediamoci questa mitica Corvette. Intanto che stavamo chiacchierando me la son fatta così, sbrizzer. Sbrizzer vuol dire fatta un po' così. E per l'amico Andrea, che gli piace le Corvette, l'ho fatta, vedi, alla prima botta un bel bronzo, eh. Per arrivare all'oro qua bisogna che ci lavoro parecchio. Ha riscattato l'annuncio, l'annuncio della sera. Ragazzi, comprerò un gioco che si chiama Construction Simulator. E da quando avrò Construction Simulator a settembre giocherò solo a quello, quindi voi venite a vedere i cantieri, ok? Fate come i vecchietti di 90 anni. Quindi da quando ci sarà il gioco io andrò in giro col tractor camion, col bulldozer, con l'escavatore, con la gru. Stanza fatta. Questo è il mitico Sharder che ci dice stai zitto e vieni a giocare. Guarda qua Corallo, Moscas, Vertex, comunque è grande ragazzi, Vertex è molto bravo, Nello è molto bravo, Zuvi, Loki, guarda qui l'amico Loki, HR, Andrea, tu. No, oh Sharder, ma sei impazzito, ma è la prima cosa che prendo l'escavatore. Sharder, facciamo la lobby con l'escavatore, ti rendi conto? Dai, ci sta, altro che trattore. Il garrone con l'escavatore facciamo. Io Taylor. Bellissimo, raga, bellissimo. Oh, 100 millozzi, ci volevano, un po' di respiro per Marco Drums Games, che sta spendendo troppi soldi, eh. Ma giochiamo in lobby? Assolutamente sì, Andrea, non hai ancora acceso? Io pensavo già che eri dentro, ti dico la verità. Io guardo, oggi non gioco. Va bene, scavatore, Rambo. Rambo GG, grande, grande Rambo. Il nostro nuovo amico, ma amore, salutalo Rambo. Ciao Rambo. Grande, è amico di... Ah, guarda che ha fatto, Rambo? Tanti cosini. Perché a me sulla PlayStation a volte mi vengono fuori i cosi, non vedo che cos'è. Ah, i GG, ok, fico. È l'amico di Monster, amico, amore mio, il grandissimo Rambo. Grande, grande. C'è anche Monster. Almeno prima c'era, poi l'ho chiamato e lui ha detto, sì, sono qui. Sì, hai bisogno? Marco, ho riscattato ancora, che cavolo, entro anch'io, assolutamente, vieni Monster, entrate tutti, ma Rambo vuoi entrare anche tu, ho capito che volevi entrare anche tu, se vuoi entra anche tu, mi mandi la richiesta, tanto l'amico Monster lo sa, mi mandi la richiesta su PSN e possiamo giocare già adesso se vuoi giocare. Ciao amici, amiche, iscrivetevi al mio canale, amici miei, un follower 590, dai. Manca uno di voi, ragazzi, per arrivare a 590. Allora, che macchina prendiamo? Andiamo con la NSX? NSX? Ah, Sharderino. Sharderino va con la Vertex! Dai! Non ha il plus, non può entrare. Porca miseria! Peccato, peccato. Ah, è vero, scusa! Va bene, comunque quando vuole che al Vertex è entrato, amico mio, quando vuole entrare, ma che pista è? Ah, scusate. Ah, GR1. GR1? Non possiamo fare con la cosa, Sharder? Ah, è quell'altra al contrario. Comunque Rambo, quando vuoi giocare che avrai il plus, tranquillo, si può fare, ok? Comunque anche se non hai il plus, mandamela lo stesso la richiesta, amico, se vuoi, Marco Drums. Murku Drums. GR1 sì, mamma mia, ragazzi, mi sono preso adesso. Oh, che palle. Vertex GR1. Allora, Shard, bella livrea Loki. Stanno vedendo. GR1, GR1. Fischia, seri? Ma era bella quella che stavi correndo. So, però non ha cambiato, vogliono quella GR1 e GR1 e queste qua, mio amore. No, ma di
quella bella, devo provare quella macchina. Ah, ok. No? Adesso è in sì, amore. Va bene, GR1. GR1, questa è una GR1, raga. Grande Monster. Grande Andrea. Raga, GR1. Grande Lord. Ui, Arcalas! Scusa, Loki! Andiamo! Vamonos! Caspiterina, ragazzi! Devo ricordarmi come si frena con le GR1, eh? Troppe macchine cambio. Loki! Guarda qui che curva che ha fatto il tuo amico! Incredibile! Ma che pista è questa qua? Non mi viene in mente. Che pista è? Non mi viene in mente che pista è. Bella raga, non mi viene in mente la pista. Ma è Trial Mountain al contrario? Eh? Può essere di sì, eh? Grazie, Giuli! Se riesco a capire che pista è... No, non cambia nulla, tanto... Se faccio schifo perché sapevo la pista che è. No, non no. Sarebbe Trial Mountain. No, ma che cacchio di pista è? Ha dei tratti di Trial Mountain, ma forse c'è una variante. Ha fatto una variante di Trial Mountain, hai capito? Ma forse è Trial Mountain. Ah, è Lago Maggiore! Ok, ma è una variante del Lago Maggiore, allora. È qui, amore, qui da noi. Ah no, il Lago Maggiore è contrario! Ma no, ma non ci credo, è incredibile! Il Lago Maggiore è contrario, raga! Ah no, ma è diversa però. Non è il Lago Maggiore al contrario. Charter mi ha fatto il barbatrucco. Bella Vertex! Subito a sportellarsi! Raga, questa qui non me la ricordo mai! Non ho mica capito, Lord! Sì, non è al contrario! Deve essere una variante! Porca! Una variante GR1, raga, eh? Questa che ho preso io è una GR1, spero. Tanto poi le butta giù tutte. Charder ha messo che c'è il limite. Amici e amiche, iscrivetevi al canale, dai che arriviamo a 590 follower stasera. No, non si può. Qui bisogna frenare per forza, buttare giù una marcia. Una va buttata giù per forza. Mizzegana, raga, la Porsche è tanta roba, eh. Qui posso anche andare in terza, eh.
Dai, vediamo se riusciamo a fare un altro giretto. Chi è? Porca loca! Ma chi era quello lì? Ma no, mi sono deconcentrato un attimo. Tan tan! Colpa di quello lì che è rimasto lì fermo in curva. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenute. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, ragazzi, che arriviamo a 590 follower stasera. Dai, dai amici. Benvenuti, comunque. Stiamo facendo una bella lombettina di amici, di tutti gli amici di Twitch, tutti i miei amici di Twitch. Hai visto Giulia che roba? Incredibile, C'era una macchina parcheggiata lì in traiettoria. Iscrivetevi tutto. Qual è la tua auto più fica? Allora, in realtà ci sono parecchie auto fighe. Quella che mi piace di più è la Honda NSX, ti dico la verità, e la McLaren BMW, che è quella che uso per farmare su i soldini su Vertex. Iniziamo già. Vertex si gira. Quanto sono costate? Guarda, io ho speso 380 milioni di macchine, tanto per farti capire. Allora, la NSX penso 450.000, o un milioncino, o 800.000. Non è costata tanto la NSX, fai una Sardegna e te la compri. Invece, per quanto riguarda... quanto riguarda invece la McLaren BMW che ti dicevo adesso, la stanno vendendo a 10 milioni. E adesso proprio. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi! Iscrivetevi al canale, amici! Un nuovo follower per arrivare a 590, dai grandissimi! Grande Monster! Cosa è successo, Monster? Yes, baby! Ho fatto 1,7 Vertex. A stare dietro a Vertex, raga. Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale, amici miei, dai un follower ancora e siamo a 590 stasera, dai grandissimi, aspetto uno di voi che si iscrive, se non siete già iscritti, se no grazie, grazie lo stesso. E 7, dai, vediamo se riusciamo a prendere l'amico Vertex. Monster! Caspita, non sai la pista 1.06! Incredibile! Sì, effettivamente è un casino. Però dai, 1.06 è stato un grandissimo. Ma ti ha fatto uscire Vertex? Non ti vedo più in lobby. Grandissimo Vertex, ha fatto un mega tempozzo, ragazzi, Porca!
Ho sbagliato. Gu sbagliato la prima. Ho sbagliato la prima. Dai ragazzi, dai ragazzi. Ah, ok, dai, dai. Allora rientra, rientra. Ti aspettiamo. Infatti ho visto che sei uscito in mono anomalo, anomalo. E di là, amore. C'è della qui la freschina? Oh, muro. Dai amici e amiche, grandissimi, iscrivetevi al canale di Marco Trans, un follower, e arriviamo a 5,90 ragazzi. Grazie, amore. Ciao amici e amiche, benvenuti amici di Twitch. Mega partitozza online. Dai amici, iscrivetevi al canale di Marco Drams, arriviamo a 5,90. Chi vuole poi... Oh, grande, io ce l'ho, eh. Ragazzi, Sharder e gli altri, chi vuole inviare la richiesta d'amicizia, Monster, Loki, potete farlo, a Vertex ha scritto che si può mandargli la richiesta d'amicizia, così almeno quando siamo online giochiamo insieme, ragazzi. Urca loca! Altro che Loki! Urca loca! Eccolo che è entrato. Dai, speriamo che non ti butta fuori. Allora, l'online di questo gioco, ragazzi, secondo me è anche un po' questo, che non sono riusciti a metterlo a posto bene come Gran Turismo Sport e... la FIA, non so se avete sentito, l'annuncio della Giulia, la FIA ha cambiato il gioco principale della FIA eSport da Gran Turismo 7, da Gran Turismo in realtà, da Gran Turismo a Assetto Corsa. Ecco qui l'annuncio che devo fare. Dai, dai, prova un giro buono. Un girino buono, anche se non conosci la pista, e per fortuna non la conosci, io direi. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti al canale, benvenuti una lobettina stasera, tranquilla, tranquillina, tra amici, amici di Twitch, Oh, vedi Giulia, scusami, sono ricordato adesso. Ho avuto un po' di tempo per pensare all'annuncio. Orca, l'ho cannata proprio. Non riesco più ad andare forte, ragazzi. No, Vertex! Ti butta fuori! Ma perché è rientrato prima? Ma che balle, oh! Questo è il... Infatti, Giulia, brava, meglio tardi che mai. Questo è il... le cose brutte del giocare online. Nel senso che a volte funziona tutto bene e a volte vedete Vertex che entra, esce, ma non è lui, è la lobby, è il gioco che non lo fa entrare, ragazzi, quindi speriamo che riesca a entrare, così facciamo ancora un po' di giri e poi facciamo partire la gara. Mua, mua, mua. Mua, amore mio. Ma non vieni, Carla? Vieni qui con noi, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai amici, amiche, iscrivetevi, un follower per arrivare a 5,90, grandissimi. Cacchio, ha fatto un tempone Vertex, ma ho fatto un tempone anch'io 1,7, non riesco più a... Davide! Amico mio, sto correndo con le GR1,
con una bella Porsche che fila fila, che è un piacere, Davide. Dai che poi ci andiamo a comprare il gioco dei camion, Davidino, quello che mi hai fatto vedere tu oggi. Ti stai divertendo, Davide, al giochino del Farming Simulator? Dai che quando fai il plus giochiamo, ci facciamo una serata io, Davide, Sharder e poi vediamo se riesce a entrare Lord, perché l'ultima volta abbiamo fatto è stato un casino. Grande Davide, grandissimo Davidino. L'ultima volta con la questione del party che non ci si sentiva, ragazzi, è stato un disastro. La live non l'abbiamo neanche fatta, tra l'altro, quindi... domani ti abboni, grande! Plus, il nuovo Plus, amico mio. E mi raccomando di abbonarvi anche al canale di Marco Drums Games, ragazzi. Chi è questo qui che c'ho davanti? Sharderino, Sharder, Sharder, amico, non frenare in curva, Sharder, cazzarola, ma vieni qui, amo. Ti metto un attimo il muto, il coso, ti metto un attimo il muto, il... L'ho fatta apposta, raga. Devi devo far passare Carla. Come me. Vieni, mio amore. Sì. Allora, stacco. No! Buonanotte, Fiorellino. Buonanotte, mio amichissimo Prime Lord. Allora, Andrea, vediamo Andrea, vediamo Andrea. No. Allora, Andrea usa la Toyota Denso. Vediamo un attimo l'amico Andrea. Io non so se è riuscito a rientrare perché non ha scritto più neanche niente. Quale parte di non fu chiaro? Hai detto non! No, amico mio, cantami una canzone per favore. Ah, scusa, scusa, non avevo capito, non avevo capito, Lord. No, andiamo a... Bella vista dall'alto, sta pista. A guidarla, pista. Bella come giorno è bella. Però credo che sia tipo il contrario con dei pezzi. Buonanotte, Lord! Ti do un bacio anch'io, così sogni il mio bacio. Guarda, Lord, sognatelo di notte. Oh, grazie Giulia, grazie Giulia. Tanto facciamo fino alle 11, poi stacchiamo, ragazzi, eh. Sapete che le mega live di Marco sono dalle 9 alle 11. Ok, Monster, vediamo Monster con la Toyotina Denso. Ragazzi, l'online fa veramente pena, eh. Perché fa tutte cose come se uno sta andando tutto a scatti, ma non è vero. Una mega gara di GR1 stasera, ragazzi, eh? Incredibile. Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale. Un solo follower, un solo, grazie, follower vostro. E arriviamo a 5,90 stasera. Dai amici, dai, dai, che andiamo verso i 600 amiconi followeriani. Ci sta, eh? Ci sta. Qui il canale è mio e dico quello che ci voglio. Oh, grazie Giulia che spamma il Discord. Ciao Lordino, amico mio. Ci vediamo domani. Fai i sogni d'oro. Followeriani, notte a tutti. Notte a tutti, notte, notte amico, notte amico. Domani mega live con un gioco che non so che cosa fare, quindi domani sera scopriremo che gioco porta Marco Drums Games. Intanto sembrano tutti che vanno strani, eh. Allora, Sharder Design. Ah, Sharderino ha preso
La Toyota, quella nuova, raga, quella nuova del 2000, quella da 3 millions. Anana, altrimenti non state. Grazie, amore. Grazie, gentilissimo, gentilissimo Sprank. Ok. Sì, Sciarderino ha la macchina, quella nuova, quella da 3 milioni. Quella della Gazzo. Denzo Gazzo, mi sembra si dice. La scuderia della Toyota. Gazzo. No, Gazzone, Gazzo e basta. Mandalo a nonna Giulia, se non continua a cantare. Dovremmo provare con la Formula 1. Assolutamente un'altra volta. Questa? Loki che macchina? Loki. È una macchina che ha messo il coso della DC. Non riesco a capire che macchina è. Dovrebbe essere una GR1. Forse è la Mercedes. Forse sì. Ma Loki fa i drift, quindi Loki non è, ragazzi. Guarda il mitico Andrea! Stiamo vedendo Andrea, ragazzi. Grandi Andrea. Io, ragazzi, non vedo. Non vedo l'amico. Vertex. Non è riuscito. Vertex, ma non sei più riuscito a entrare, amico. Non ti sei fatto neanche più vivo in chat. Non ti fa proprio entrare nella lobby? Arrivo. Avvia. Mentre tu avvi, parte un aereo che va chissà dove. Brutti balordi, voi andate in ferie e noi siamo qua a sgaslare. La mia è una Nissan. Ah, sì, è vero, la Nissan. Quella sì, ho capito che tipo di Nissan è. Quando mi ricordo. Scusa. Ok. Cazzo, mi è uscito. Sgasiamo ragazzi. Chi non l'ha messo pronto? Chi non l'ha messo pronto, ragazzi? Allora, Sassà si è unito alla stanza. Sassà abbandonato. Vertex abbandonato. Vertex si è unito. Vertex abbandonato. Vertex. Non lo so, ragazzi, come mai non riesce a entrare Vertex. Ma che poi, tra l'altro, non lo vedo neanche che scrive nella chat, Vabbè, non è un problema, Loki. È solo perché non gioco io, se no non eri l'ultimo. Raga, uscite. Perché cos'è successo? Non mi sono messo a partecipa. Minchia ancora, Charder! Dai, amico, smettila! Oh, è la terza volta che Charder fa partire la partita e non si mette che lui gioca. Dai. Tranquillo. Mettete tutti pronto, ragazzi. Dai, uno solo, siamo a 590, guarda. Mamma mia. Guarda, mio amore. Mamma mia. Non me la giri questa? Assolutamente. Maurizio vuole aprire l'aria, hai chiesto al tuo capo? Nessuno proprio? Devo chiederlo domani, chiedo ancora, perché non mi ha risposto più. Sai che posso chiedere la cosa? Vabbè, senza dire nomi, ma sì, chiedi, perché vuole proprio aprire un locale a... Oh, raga! Io sono qui a cazzeggiare, la partita parte! Ciao amici, Lago Maggiore, Marco Drums Games, ok? Pettiniamoci. Vuoi anche tu il pettinino verde? No! Vai! Forza, raga! E che una bella partita sia! Ciao amici di Twitch! Benvenuti! Mega partitozza online tra amici, tutti gli amici di Twitch, l'amico Monster, l'amico Sharder, l'amico Andrea, l'amico Loki, c'era anche l'amico Vertex e Sassà, ma non li vedo più dentro, probabilmente ha fatto il sistema che non è che funziona proprio benissimo l'online,
li ha fatti uscire, raga. C'è Andrea dietro. Sento Andrea, lo sento battere. Andrea batte forte come una catena di elettrodomestici. Vediamo? Andrea batte forte, sempre. Raga, Andrea ce l'ho dietro. In realtà ce l'ho avanti. Pizza? Sì. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Gara online. Io e Andrea siamo davanti. Non so cosa è successo dietro. Guarda come corre Andrea. Guarda come viaggia Andrea. Io ho la Porsche, loro hanno la Toyota. No, mio amor, non dirmi così che vado fuori. Cazzarola. È andata ragazzi, è andata la gara. È andata la gara, grande Andrea. Ho sbagliato la curva, ti stavo prendendo. Tre giri è impossibile che ti riprendo. Ma mai mollare ragazzi. Sempre arrivare in fondo, eh. Solo la bandiera a scacchi dirà chi ha vinto questa gara. Vero Giulio? Ma non è quell'1% infinito. Veri? Però giù lì, uno e sette ha fatto, eh. È un po' la prima curva questa qua, eh. Adesso l'ho presa un po'. Porca loca. No, però corre. Ciao Giuli. Ciao Giuli. Ciao amica mia, buonanotte.
E vai! Grande Andrea! Grande Andrea! Notte Giuli! Bella Andrea! Bella! Bella raga! Tutte macchine diverse, eh? Ma perché Scharder ha preso la Sauber? Vabbè, non lo so. Bella lì. Anch'io, TBTB. Notte, Giulia, notte grandissima. Ci vediamo domani, non so con che gioco. Vediamo se... Bella gara, rivincita, assolutamente. L'auto più brutta che potevo scegliere. Cambiatela. L'ultima GR3, tutte uguali. Ma è sorpresa al gioco, sì, perché non so cosa giocare. GR3, allora ragazzi, facciamo la rivincita GR3, mi chiedono. Però scegliamo tutti la stessa macchina, dai, cacchio, ma è possibile che non ci abbiamo una macchina tutta uguale? Notte Giuli. Ce l'avete la Beetle? Ce l'avete la Beetle? La Beetle. Ragazzi, Beetle. Sì, è bella anche. Ah, la BRZ. Che palle, Loki, non c'è mai niente. Allora, BRZ, BRZ. Devi farmare, ragazzi. BRZ ce l'hai, Andrea? Dai, BRZ non è possibile che non ce l'hai, Andrea. Buonanotte, Davide. Te ne vai anche tu? Ciao, amico mio. Se non te ne vai, vabbè. Vai. Non vai. Stai qua con noi, molti se no. Ce l'avevo la Beetle, ma non ce l'abbiamo tutti. Invece, se ce l'abbiamo la BRZ, senti, tu, io ho tutte le auto del gioco, e appunto, è quello che siete voi che dovete comprarle. Grazie anche a Carla e a Leo, esatto. Tantissimo, eh? Sì. Ah, non c'è la BRZ? Perché non corriamo con... Una macchina che va lentissima, che fa ridere. VRX. Siamo? Perché poi dopo un po' si rompe il cazzo. No, allora. Carinissima. Beh, oddio. Ce l'avete la Megane GR4? La Trophy? Sì, soprattutto grazie a Carlo. Maggiolone. Sì, ma non ce l'hanno Monster, non ce l'hanno Maggiolone, non ce l'hanno tutti Maggiolone. Ce l'avete la Subaru VRX? No. Più che altro bisogna vedere anche Andrea e Scharder cosa hanno, eh? Mi fanno schifo le GR4. Beh, adesso non è che dobbiamo scegliere anche quelle che ci piacciono. Ah, io tra l'altro avevo due McLaren. No. Vai giù, ma prendete una un Panda, non mi arriva ancora. Ce l'avete la Ford GT, raga? La Ford GT? Formula 1, Formula 1, Andrea dice Formula 1, ce l'avete la Formula 1, raga? Sì, però la Formula 1 è un po' una merda, vabbè, fa niente. La Formula 1? Sì, dai. Ok, Formula 1? Formula 1? Stai violando il regolamento, non puoi partecipare perché ho il nitro. Come si fa adesso? Adesso non puoi giocare. Togli i limiti Salderini. No, beh, senza limite poi c'è chi va più veloce e chi meno. Più che altro è che c'era il nitro. Allora, super formula, io ce l'ho con la nitro, raga. Dai, ma facciamo una cosa, facciamone un'altra con quelle che abbiamo fatto prima. Scusate un attimo, ce l'avevamo tutti. Con la GR1, non ce l'avete la GR1, raga? La McLaren, ce l'avete la McLaren P1? Ce l'avete una sega di niente, ragazzi. La Honda... Ce l'avete il frigorifero, raga?
Oh, amici, se non decidiamo la macchina, però finisce la live che non abbiamo giocato. Se siete davvero uomini alfa, facciamo con la Fafun Car. Va bene, andiamo con la Fafun Car. Oh, hai scritto tu, eh? La Fafun Car, andiamo, dai. Che carino. La Safety Car. Sì, vai di Safety Car. Ma quale Safety Car, raga? Perché non giocate con la 500 arma più vecchia? Cioè, perché è troppo una palla, ma... Aspetta, le Safety Car però è un... La Charger? Giocate con la Golf GT. Io ho M4 Coupé. M4 Coupé, eh? Dell'83, la Golf GT. Ma sì, mio amore. Ma credo devo giocare col cambio questo qua. Allora, avevano detto la M3. Allora, andiamo a cercare 447 auto, amici miei, eh? Quindi per me è un po' un problema quando dite andiamo a cercare qualcosa, perché no. Ma raga, non CRZ, non hanno le macchine RCZ. Che cazzo è sta RCZ? Allora, facciamola, ce l'avete la 500, raga? Ce l'avete la 500? La 500 non quella vecchia, la Abarth. Sennò la Delta. Dai, 500 Abarth. Sì. Dai, 500 Abarth. Ma lassù invece di andare così, scrivila. Ma dici che si può fare? Certo che si può fare. Allora, 500 nuova Abarth, ok raga? Ciao amici e amiche. Prendiamo le auto di prima. La vecchia ce l'ho, la Abarth no. La vecchia ce l'ho, dai, giocate con la vecchia. Giochiamo con la vecchia, dai. È una figata. Eccola lì. Dai, il 68. La squadra del 68, ce l'avete ragazzi? La del 70, to. 470 cavalli. Ragazzi, che roba. Bellissima, guardala. Dai ragazzi, si corre. È stupendo, vai. Mamo. Accelera. Vai. È tutto, mo. È tutto. È tutto gas. Devi dare di fare tutto, vai. Dai, mo, ma ci puoi fare 5 giri così ci mettiamo 46 anni. 5 giri, ma come fai a fare un giro? Ma sei già... No, ma dai, facciamolo con quelle di prima, raga. Però, effettivamente... Aspetta. Shadow ha già fatto un 1,25. Sì, Shadow ha fatto 1,25 con quella di prima, però. Chi è uscito? Loki? Come mai sei uscito, Loki? Aia! Scusa, Andrea! Non ce l'avete la stessa? Non è mai possibile che non abbiamo la stessa macchina, ragazzi. Ma vedete che macchina che è? Ma con che cosa sta correndo io, Charter? Ma cosa stiamo facendo qui? Che bordello! È iper divertente, raga! La 500 Abarth! È bella solo perché stiamo facendo i coglionazzi, ma... Mi darei i colpetti! Shardo si è ripietato. Ma la Ferrari, non ce l'avete la Ferrari? Ma è possibile che non abbiamo la stessa una macchina uguale, ragazzi? Non ci credo io, davvero. Giochiamo insieme e non abbiamo la macchina uguale. No, c'è quella dell'Italia. Tutti ce l'hanno. Non ce l'hanno tutti. Ma è possibile che non avete la BRZ, raga? 458 Italia. Ce l'avete tutta? Colpa tutti? Di Andrea. Colpa di Andrea. Ce l'avete la 458 Italia? Devo caricare. Ah, mi ha buttato fuori dalla live. Adesso si spegne. Oh, Loki. Dai, facciamo con quelle. La 4C ce l'avete? Alfa. L'Alfa 4C? Che palle. Non c'abbiamo niente. La 4C, raga. Dai. Ditemi che ce l'avete la 4C. Sì. Sì, 4C raga, dai 4C, Alfa Romeo 4C raga.
Oh, Monster, ce l'hai la 4C? Loki e Sharder, ce l'hai la 4C? Mi sacrifico, cosa vuol dire? Non ce l'hai? Ah, perché non ti piace? Vabbè, dai, però se ce l'hai giochiamo. No, davvero, dai, vai a comprarla, grandissimo. Porca, porca ragazzi, tanta roba. Ah, ma quella, e quale pensavi tu? Questa è della scuderia, eh. No, in realtà questa è la mia. Perché quale 4C avevi tu, scusa? Dai, tanto non costa tanto, tra l'altro ho messo anche la freccia, raga. E questa non è base? Cioè, vabbè, ma non stai strada. Non è che sia proprio un grande acquisto, ragazzi, eh. Come fa? Loki si è unito, grande. Tu ce l'hai Sharder? E allora mi sa che ragazzi l'unica è... Ma scusami, questa che 4C è? Scusami un attimo, Andrea? Non è la 4C normale, un po' modificata magari? Andrea, io ce le ho tutte. Cioè, ragazzi, avete... Beh, effettivamente non stava parlando solo con me. Quanti money hai, Andrea? Dai, facciamola con quelle di prima, raga. Ce l'abbiamo tutti la Toyota, la ibrida. Facciamola con la TS050. Ce l'avete voi? Andrea, se hai 10 milioni comprati questa qua, eh. La McLaren. È bellissima, te la consiglio. No, quella no. Dai, tu non ce l'hai. Che cos'hai come GR1, Loki? Ma che cosa, Monster? La scudo viene settimana... L'Alfa Romeo? Sarebbe bello farlo con l'Alfa Romeo. Ma, scusa, GR3. Perché quella... Aspetta, fammi vedere un attimo... quale ha l'Alfa Romeo, quella che dice... Allora, l'Alfa Romeo... La 4C, qual è l'altra? Qual è la 4C? Quella che mi diceva... La 4C GR4? O la 4C GR3? Quale c'hai, Andrea? La 4C del 2014. Quale, questa? GR3? Ok. Dai, facciamola con la 4C, raga. Io ce l'ho, Andrea ce l'ha, se la compra Monster, la 4C quella normale, dai. Ok Loki, vai con la 4C, se non ce l'ha vai a comprarla, tanto costa 400.000. C'è una bella differenza tra questa qui e quell'altra, raga. E quale hai, scusami, mi puoi dire quale hai? L'Alfa GR3 ce l'ho perché ti ho fatto la livrea. Che casino, raga. 4C14. Oh, raga, 4C14, dai, 4C14, su. Su via, 4C14, vai, tutti 4C14. Se non ce l'avete compratela, dai, muovetevi che dobbiamo andare a letto. Dobbiamo fare la gara subito. Mamma mia. Allora, ce l'avete tutti? Ok, grande Monster. 4C14. Sì, amico mio, è un incubo, vedrai anche la gara. Porca loca.
siamo abituati un po' bene a a quelle di prima che si faceva pieno qua. Bisogna stare all'occhio, eh. Dai ragazzi! Come urla sto motore! Ma ci voleva un attimo con quell'altra arrivare qui. Che velocità, raga! Che velocità con le GR1. Lo farla in prima, 50 all'ora. Stavo provando col cambio manuale. Ghiaccioli c'è ancora? Ma c'è ghiaccioli, ghiaccioli proprio. Ma abbiamo preso il ghiaccioli. Vai pure, vai pure. Vai pure, tanto è una gara questa per divertimento, Charder. Così sono già le 11. Per me puoi andare pure, ragazzi. No, quando partire la gara. È dentro in gara. E lo so. E lo so, amico mio. Fa veramente schifo. Però, oh. Che dobbiamo fare? Dai, famoci una gara per divertimento. Dai, raga, mettete sul via. Fa schifo, sì. Rispetto a quell'altra di prima. Ok, ragazzi. Dai, dai, facciamo questa qui e andiamo a nanna. Sono pronto, ragazzi, sono pronto, 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 pronto. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? E al contrario. Let's go! Allora, Charder, se poi questa qua diventerà una gara fissa che facciamo per divertimento, bisognerà fare la... io ultimo! Tra l'altro si è pure scemunita che non è neanche partita, ho dovuto mettere in seconda. Prova. Sì. Andrea! Ecco i primi caduti. Dai, datici dritta. Ci metteremo di più a fare sti 5 giri con sta macchina che i 27 di prova prima e i 5 della gara. Incredibile, raga. Mamma mia. Mamma mia.
Bella Monster. Monster ha fatto un bel giro, raga. 1,35, mamma mia. 1,52. Può essere, può essere. Io penso di averla da concessionario, raga, eh. Forse manco le gomme. Se poi decidiamo di correre con questa qui, che comunque è divertente come tipologia di auto, possiamo... possiamo fare la livrea, Charter. Mamma mia, vabbè, io qualsiasi roba è qua, raga, non sta in strada sta macchina. Oh, è arrivato Andrea. Allora, quando vai a frenare, praticamente vai, però quando si gira, quando si gira, incredibile, non si prende più, Quando si gira, ragazzi, non la prende più nessuno, non la tieni più, Freni, controsterzi. Effettivamente corriamo sempre con GR3, GR1, GR2, macchine strafighe, potentissime dove si va, e non corriamo mai con sti rottamoni, no? E quindi, ragazzi, poi quando si fa una gara ogni tanto con queste macchine qui diventa veramente difficoltosa, Sì, perché io comunque le ho tutte le macchine, ma non le ho modificate. Mettere delle gomme, l'assetto, le... e turbo se c'è, o comunque vedete qua che si imbarca, scusa Andrea. Io Andrea ci sportelliamo di brutto, porca miseria. Grazie Andrea che mi hai dato un colpetto. Tanto adesso mi giro. Voi non potete capire, raga, quanto fa schifo sta macchina. Sembra di andare, non so, a fare la spesa, raga. Incredibile, ragazzi. Dai amici, iscrivetevi al canale, un solo follower a 5,90, amici miei, iscrivetevi, dai che facciamo un sacco di giochi fighissimi insieme. Manca un follower a 5,90, iscrivetevi al canale amici e amiche. Ma così, ti parte via, che è un piacere sta macchina. Incredibile. Incredibile, ragazzi.
No, se ci sei te è incredibile. Dai, tre giri ci hai doppiati. Incredibile. Ma la tua macchina va più veloce. Bella lì, raga, dai. Questa era una gara in allegranza, perché ci ha doppiati in tre giri stica. Va bene, dai. È stata comunque una gara divertente, sotto le marce fino all'ultimo. Eh beh, ci mancherebbe. 2 minuti e 37 per finire, e quando ci passo. Allora, è stata molto bella, dai, comunque divertente, perché sta macchina era l'ultima. No, non ce la faccio proprio, Monster. Davvero, non ce la faccio proprio, amico mio. Sai che io faccio di tutto per voi, ma sto morendo dal sonno e bisogna che vado a letto, sennò domani tutto il giorno al lavoro è tanta roba brutta. Riusciamo? Mi trovo benissimo. La riusciamo? Mi trovo benissimo. Grande. Lo so, amico mio, lo so. Ma come mai ha fatto arrivare a me e Monster e gli altri tre e mezzo no? Fatemi capire. Cioè, quale sarebbe il nesso di far arrivare me e Monster? Io che sono l'ultimo mi ha già fatto arrivare e gli altri no. Vabbè. Tra l'altro sono quarto. Che è successo? No, capito. Io sono arrivato e mi ha messo in quarta posizione e l'amico Andrea invece è in gara e quinto. C'è qualcosa che non quadra, eh. Ah, davvero? Ah, che figo! Ah, figa sta cosa! Ah, ho capito. Ma sì, Monster, ma sì, vai tra. Ma sì, Loki, no problema, Loki. Dopo ti scrivo su WhatsApp, Loki. Allora, ascoltate, ragazzi, è stata una bella gara, comunque. Il nostro amico Andrea ancora deve arrivare, quindi dove è andato Andrea? Ma sì, non c'è problema, Monster, dai, la prossima. Sì, tu hai una GR3, Monster, devi comprare la 4C del 2014, che è quella più merdoschi, però non c'è problema, dai, l'importante è road cars. non ci sono problemi, ragazzi, guida e si gioca per... Ma sì, ma vai tranquillo, una certa ha fatto il tracciato al contrario. Ah, ecco perché, Andrea. No, vai tranquillo, Monster, nessun problema. Loki, ti ho detto che non c'è problema, cosa continui ancora, amico mio? Stai tranquillo, stai sereno. Allora, ragazzi, adesso ti scrivo, Loki, su WhatsApp. Va bene, dai, Monster, grazie mille. Sì, vabbè, ma non c'è problema, raga, non c'è problema, dai, tanto era una gara così per divertimento questa qua, come tutte quelle che facciamo, raga, quindi le gare sono per divertimento, ok, raghi? Allora, ci vediamo domani sera, non so con che gioco, e l'orario alle 21, quello almeno in teoria lo dovremmo rispettare, anche se domani alle 6 tu arrivi, quindi 6 e mezza in palestra, 7 e mezza, 8 e mezza, non lo so. Comunque, Chappairat for fun, grande Andrea, mi piace. Belle gare, amici, buonanotte a tutti. Buonanotte Andrea, buonanotte Shard, buonanotte Monster, non c'è problema, vai tranquillo. Poi comprerai la 2000, quella del 14, così le facciamo alla pari, ok Monster? Così almeno siamo tutti uguali. Loki, non c'è problema, ok? Ciao, buonanotte a tutti ragazzi, ci vediamo domani. Domani pomeriggio, amico mio, lavoro, finisco alle 6, quindi no. Le live del pomeriggio sono solo sabato e domenica, Monster. Sabato e domenica alle 3 del pomeriggio, perché lavoro da lunedì a venerdì. Ok, ragazzi, dai, è stata bella, comunque divertente. Ciao Monster, ciao a tutti, ciao Loki, ciao. E ci vediamo alla prossima. Ciao amici e amiche. E iscrivetevi, ragazzi, dai, un follower, arriviamo a 5,90. Grande Monster, grazie che hai fatto venire anche il tuo amico, che è simpaticissimo, ringrazia Rambo. Ciao a tutti.